Ci Non ce ne sono. siamo, buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui in diretta puntualissimi su Urban Italy. Questa sera una grande ospite. Era un po' che stavamo programmando questa bellissima diretta per fare due chiacchiere. Lei si chiama Chavela Linares. E da dove arriva? Un applauso. Da Cuba, Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Ciao, Adesso ciao. diamo qualche minutino Hola, hola, hola. perché intanto la gente si sta collegando, quindi sanno già che iniziamo alle 9. Intanto io, Chavela, faccio un attimino una premessa. Vi ricordo che siamo in diretta anche sul mio canale YouTube Mauro Catalini, quindi l'intervista la potete seguire anche da lì, o se no su questa pagina Urban Italy, che è stata creata per la passione che ci unisce, cioè la musica urban, quindi tutti quelli che gli piace il reggaeton, il dembow, il trap, il reggaeton cubano, il funky, tutti quei generi urban. Quindi siamo qui apposta e piano piano anche dalla prossima settimana metteremo altri contenuti, un sacco di informazioni, oltre ai videoclip con le novità musicali. E poi abbiamo questo appuntamento bellissimo che ormai ci ho preso gusto, un'intervista sempre con dei grandi professionisti e amici. Oggi, come dicevo, abbiamo Gracias. Chavela e vorrei, come dico sempre, vi vedono nei locali, vi vedono nel palco, ma non tutti sanno le tue origini, da dove arrivi. Raccontaci un attimino, per favore, Chavela, di dove sei, di quale città sei, che so che sei un po' di provincia del No, io non capitolo. sono di provincia, no, 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 no. Io sono di Havana, io Raccontaci sono nata a Ciudad de la Habana, un po' Cuba. la capitale. E sono arrivata qua in Italia nel 94 con una compagnia di ballo e poi nel 95 ho visitato Rimini. Mi è piaciuto e sono Ok, rimasta quindi qua. sei Già io sapevo arrivata che era la subito mia a città. Rimini, praticamente. Sì, No, un prima ho anno fatto dopo. questo un anno dopo, sì. No, allora, nel 94 io sono venuta con una compagnia di ballo, ho girato l'Italia e poi però ho conosciuto Rimini e io ho detto questa è la mia città, qui devo rimanere e qui sono rimasta. E niente, dopo il primo Ok, posto quindi che ho questa è la conosciuto zona. latino è stato il locale Sì. tuo, che adesso non mi viene il nome. Com'è che si chiamava il locale? Come si chiamava? Ah, sì, in quegli anni era il Dancing 007 che si chiamava Tropico Latino, esatto. Lì Quindi io ho sono, però visto. aspetta, aspetta, prima di partire, aspetta un attimo, prima di partire Io con come sempre, quello, accelerata. spiegaci bene, accelerata, tranquilla, teniamo media ora. Tutti sono curiosi di sapere, perché so che tu, come hai detto velocemente, a L'Avana hai cominciato in un Una grande corpo di ballerina, sì. ballo, eri Io ho una grande cominciato a ballerina. Havana. Ho cominciato a Havana Esatto, ma hai anche lavoravo con studiato. una compagnia di ballo, però ho lavorato anche a Parisien e l'albergo dove lavoravo di più si chiama El Capri, che adesso è il Salon Rojo, che a Cuba tutti quelli che vanno a Cuba lo conoscono perché è diventato una delle discoteche più famose. Famosissimo. E quindi io ho lavorato lì da Ah, quando avevo 18 anni. Ho cominciato a ok, viaggiare un e po' se per. facevate. Che facevamo? No, dico, facevate anche show folkloristici, no? Perché a Sì, Cuba è molto facciamo. importante la cultura. Sì, in questi spettacoli facevamo un po' tutto, c'era un po' tutta la nostra musica e i nostri balli. E poi si girava molto anche con questa compagnia di ballo, abbiamo girato parecchi paesi, compresa l'Argentina, Buenos Aires, Ah, sono stata vicino al Mar mi paese. del Plata, Ti gustò sì, l'Argentina con molto, Mr. Salo, muchísimo, a Salo Dulce de bellissimo, Leche? Muy bellissimo, bien. bellissimo, Buenos Aires, molto bella. E Ascoltami, los e tu boludos, eri Slovacchia? anche i boludos sono molto belli. Lo voluto, la verdadera canna argentina. Io sono l'unica eccezione del molto bello che non va bene. Ti Avi. volevo chiedere, Chavela, te quanti anni avevi quando eri a Cuba che andavi a fare questi spettacoli? Perché lì si inizia molto Ho presto a fare questi show, cominciato no? a 18 anni, allora a studiare, ho cominciato, Sì. cioè a Cuba, ho cominciato da quando avevo 4 anni, ho cominciato Wow. a imparare i primi passi, però a uscire dal paese quando avevo 18 anni, perché prima non puoi essere minorenne, Certo, però perché già lì la. lavoravo in locali, già facevo. Lavoravo sempre nel Salon Rojo, ho lavorato più nel Salon Rojo e nel Parisien, Wow, e lì erano che il show Parisien tutte è le sere. nazionale.
Tutte le sere cominciava alle 9 e finiva alle 10 e mezza. Il nostro spettacolo durava un'ora e mezza, però quindi, c'era ballerini, cantanti, comici, un po' tutto. Sì, era uno show completo, uno show completo. Sì. La, che poi questo show è venuto qua in Italia. Noi siamo stati quasi un anno in Italia, abbiamo girato tutta l'Italia con questo spettacolo. Addirittura. Allora faccio una piccola parentesi, perché adesso non so se tu lo vedi, ma ovviamente la prima a cominciare a fare i saluti è i Tsunami Moreno. Mia amichita, io te amo, tu lo sai, io te amo. Sei mia amichita, mia amichita. Qui ti saluta, ecco, c'è anche Alexis, saluto. Oh, mia amichita Alexis. Che anche lì dopo mi dirai bene anche queste cose qui che adesso ti chiederò. Vediamo un attimo. Cuca la cubana ti saluta. Ah, io la li metto, ciao la Cuca! Li metto qui in sovraimpressione, così li puoi vedere. Valentina Bracci, che è sempre presente nelle serate. Ciao, un sacco di gente che ti vuole bene, che sta scrivendo. Anche io vi amo a tutti, lo sapete che vi amo a tutti. Grazie, questo, grazie. È un bel segno. A proposito, tu hai cominciato, hai detto che hai, sei, subito dopo un anno hai cominciato a frequentare i locali latini, e da lì a poco immagino che hai, è partito un po' quello che è il tuo aspetto professionale, quindi le tue scuole di ballo, le tue serate, hai cominciato a lavorare in Italia, sì, no? Sì, io la prima posto che le prime persone che ho conosciuto sono stata Barbara Jimenez e io sì, e sì. Eravamo messi d'accordo perché eravamo tutte ballerine, volevamo, certo, fare un spettacolo, però la distanza, che loro erano a Bologna, io ero qui a Rimini, creava un po' i problemi, e quindi sono andata al Mozzi, ho conosciuto Papà Nugne, che diciamo che è stato, sì, il mio, è quello che mi ha lanciato proprio, che mi portava, sì, ovunque lui lavorava. Tra qualche giorno però saranno... io, sarà il nostro ospite qui, l'intervista. Wow, non me lo perdo questa prepariamoci, intervista. Prepariamoci. E poi sono andata a lavorare, mi sono presentata al Savanas per chiedere di fare questo spettacolo che stavamo preparando con le ragazze di Bologna, e Paolo mi ha detto, perché non fai una prova? E vieni qui, fai una prova. E io ho fatto la prova era fare la colita. Non sono mangiata la colita. Ah, io. No, figurati. Molto semplice, la prima ballerina che ha fatto. Lì è stato il mio, sì, primo lavoro con la Flavia, con Luis, con Marchino, che erano quelli che lavoravano in quella epoca. Con loro ho imparato tantissimo, gli voglio un gran bene a tutti loro. Pilar, che mi ha aiutato tantissimo, tutti loro mi hanno insegnato, sì, un po', perché io, essendo una ballerina, mi comportavo da ballerina, io non ero un'animatrice, cioè, io se dovevo ballare ballavo, certo, però dopo parlare, sì, interagire, sì, con le persone, così ho imparato con loro. Dopo però è finita, sì, la mia avventura con l'avventura con il Savanas, e ho cominciato con Papà Nunes, andavo con lui, grazie, ovunque, lui andava qua, io andavo con lui, e mi ha fatto girare Mezza Italia pure Nunes. Già, le prime serate, gli anni d'oro, quando si facevano un sacco di show, soprattutto, quindi bellissimo a pennello, perché so che tu hai anche cioè il bello anche di certi spettacoli che tu presenti è che hai proprio gli abiti tipici cubani. Mi ricordo che tu fai sì. spettacoli sì, con sì, gli abiti. È importante. Raccontaci qualche ballo tipico del quale tu hai anche, so, una roba che si chiama la ciancleta, no, come che si chiama? Però questo spettacolo l'ha fatto più che altro il Tsunami all'altro mondo. Noi, sì, quando abbiamo cominciato al Cactus Juice a fare veramente lo spettacolo, si chiamava Cuba Brasile, era bellissimo perché, sì, c'erano, esatto, anche le due gemelle, e lì abbiamo fatto i nostri balli tipici, ballavamo il son, facevamo la salsa, facevamo l'afro, tutti i nostri balli tipici, e Cuba è ricca di balli, quindi noi approfittiamo, sì, e facciamo, e meschiamo anche la samba. Era un spettacolo bellissimo perché c'era anche la samba, c'erano le gemelle che facevano i loro balli, è stato gemelle, molto bello il Cactus Juice. Cristiane e gemella. Cristiane, sì, sì, Cristiane, sì, e Cristiane, che avevano due nomi incredibili. Sì, loro erano favolose, lavoravano con noi, brave, sì. E poi io ho imparato la samba, però lo devo dire, a chi, sì, mi ha insegnato a ballare la samba, perché logicamente io sono cubana, è stata la Gil, è lei che mi ha insegnato a ballare la samba. La Gil, che ti ha dato quell'input giusto. No, è stata la prima con che io ho lavorato, dopo che io ho lavorato a Savana, ho cominciato a lavorare con la Gil, e ho lavorato per tanti anni con lei. Lei mi insegnava tutti i balli tipici brasiliani, perché lei è una grandissima ballerina. È bravissima. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, qualche giorno fa
anzi una delle, delle prime interviste c'era il Tsunami, che tra l'altro ci è venuta a trovare e ci sta guardando, e ci ha confessati che tu sei stata, diciamo, la sua, l'hai vista da qualche parte, hai detto sì, tu devi venire con me. È buono. Quindi tu raccogli... Lei è arrivata. Allora, io cercavo una ballerina, perché facevo lo spettacolo, però ero io l'unica ragazza che ballava. Ballavo con Ernesto e Ari, era l'epoca, facevamo lo spettacolo in tre. Sì. E quindi sì, avevo bisogno di una ragazza. Qua non arrivava nessuna, lei è arrivata, mi ha detto io sono ballerina. Io sì, allora vieni con me, sale sul palco. Lei sale sul palco, sì, dai, vieni, siamo messi a ballare. Io ho detto, questa balla. Poi sono scesa dal palco, l'ho lasciata lì, poi non l'ho vista più, poi l'ho rivista. E ci siamo messi, abbiamo fatto questo favoloso gruppo che parlavamo prima, che si chiamava Me Basta, che sì, eravamo noi quattro cubani e due brasiliani. Esatto, sì, questo sì, me lo ricordo. Il Tsunami poi, adesso è la regina. Ah. è molto brava anche a creare balli, a organizzarci, è carinissima, è brava. Che il Tsunami è di Camagüey e te sei della Habana, se c'è questa rivalità, sì, no, tra il campo e la capitale. No. Vabbè, io sono della Habana. Anche uno però che dice, no, è mi vecina Chabela, José Huerta, non so se lo conosci. È Vivi! Ciao Vivi, sì, è mio vecino. La gente è barrio. Ciao, mi amiguito, che io lo amo a te, lo quiero a todos, mi amigo. Enrico, se no podía faltar. Enrico, tú no podías mancar, ¿eh? La super topolona, scrive, grande. Ascoltami, scusa, tornando al discorso sempre scuole di ballo, eventi, eccetera, e poi, anche se più contemporaneo, quanti anni fa hai fondato quello che è, assieme ai Tsunami e ad altri, che raccontaci un pochettino, Pache Baile, cosa ti dice? Oh, Pache Baile, prima voglio salutare a tutti i miei amici Pache Baile, tutti gli allievi della scuola Pache Baile. Bacione. Allora, nel 2012 abbiamo deciso di organizzare, di unirci. Non c'eravamo solo noi, c'era anche Flavia e c'era anche William. Anche William c'era all'epoca. Abbiamo fatto questo gruppo, siamo uniti tutti, abbiamo creato questa scuola. Dopo però, mano a mano, ognuno ha preso la sua strada e siamo rimasti solo noi quattro a fare la scuola, siamo rimasti Ernesto, i Tsunami, c'ero io e c'è Lessis, adesso c'è il fratello di Tsunami perché Lessis è andato in Dinamarca, sì, però in tutto Dinamarca. È nato nel 2012, eravamo questo gruppo, poi ci siamo uniti noi, siamo rimasti noi, fino adesso e tuttora abbiamo questa bellissima scuola, molto carica, con della gente eccezionale, carinissima, gente che ha voglia di divertirsi. Noi facciamo casino, Ernesto fa ridere, il Tsunami le insegna a muoversi, io faccio anche io le mie, lei sì. Un team perfetto. Sì, è molto, molto carina la nostra scuola, cioè, stiamo proprio bene tutti quanti insieme. Scusa se ti interrompo, è entrato Marco Charanghero, il nostro mitico Marco. Oh, ciao Charanghero, Charanghero Mayor. È un po' che non lo vediamo, ma lui è un grande amante della cultura cubana. Poi un altro che dice la miglior ballerina sin duda alguna. Grazie! Magaela Suarez. Grazie. Un sacco di commenti bellissimi. Allora, una cosa, siccome tu sai, cioè Urban Italy, noi cerchiamo di far conoscere, divulgare un pochettino anche la musica, quindi ero molto curioso di sapere anche i tuoi gusti musicali, no? Quindi a livello... Il mio gusto musicale. Reggaeton cubano, te cos'è che ascolti? Cos'hai nella tua playlist? Io ascolto del mattino fino alla sera El Chacal, che poi voi El avete Chacal. Fatto il concerto. Sì, l'abbiamo fatto. El Chacal, io lo amo, lo adoro, poi, mi piace un casino. Poi, guarda, ti dirò che anche a me un po' il Chacal, anche se non lo metto molto, ma direi che è quello che fa un genere un po' più commerciale, non fa proprio il reggaeton cubano puro. Bravo, no? È vero. Un pochettino più boricua, più portoricano, ha anche delle... Infatti lui ha fatto molte canzoni come boricua, ha fatto anche con Yandel si chiama, Wisin Yandel. Sì, no, ma questo infatti l'avevo notato. Invece, visto che tu, anche se qui si parla di urban, ma comunque anche la salsa, per esempio, cominciano sempre a mischiare del reggaeton, salsatone, cose del genere, tu che fai a scuola di ballo, usi
o hai qualche preferenza anche a livello salsa, hai qualche gruppo cubano, parliamo sempre per favore, che ti piace, cioè tu se devi fare una lezione, con quale canzone inizieresti, diciamo, qualcosa che ti piace? Beh, quindi... io, a me piace tantissimo e per tutta la vita La Charanga Habanera, quello è il mio gruppo, che anche voi l'avete fatto tante volte, è venuto tante volte qua, quello è il mio gruppo, cioè io non lo cambio per nessuno, per me loro sono il numero uno. E loro fanno timba, fanno una musica molto veloce, quindi non sempre possiamo metterle a scuola quando stai insegnando, fanno la musica, però loro sono molto timbero, fanno molto, a me piace, mi piacciono tantissimo. È vero, sì. Sì, loro fanno più timba, quindi un genere un po' più duro, più difficile anche da ascoltare. De ballare e anche da ascoltare. È difficile per chi inizia da poco, è un po' confusionario come ritmica, quindi è fatica a mantenere il tempo, perché anche la batteria elettronica, sono diversi strumenti diversi da quello che è una salsa classica, diciamo, di quella creata negli Stati Uniti. Ottimo. E invece un tema che non c'entra niente, il bachatero preferito tuo? Romeo Santo, che domanda, ese è il numero uno, è il mejor. Romeo para toda la vida, ese è no. Poi qualcosina di personale, giusto per farci due risate, tu preferisci il sushi o una grigliata di carne? No, io non mangio carne, non mangio animali morti, io mi anche il sushi non mi piace. Quindi tu a sei me piace. Sì, io sono vegetariana. Ogni tanto mi dimentico che lo sono, però lo sono. E quindi, scusa, ma è tutta quella roba che mangi al fronte mare la domenica, che io ti vedo con dei piatti alti così. A sì, parte no, però tutto verdura, è tutto verdura. Ogni tanto se mi abbassa la emoglobina devo mangiare la carne, però preferibilmente non la mangio. Non la mangio. La mangio una volta ogni 3 mesi, e poca. Ok. Mi vengono in mente delle battute che meglio che non le faccio, sto zitto per non è il caso. Falla. Però no, io lo dico in la chat, lo scrivo, se no, se viene avanti l'intervista si finisce. Dale, niño, perché la gente si ria, che la gente si viene che reír. No, cioè, sì. Però ti volevo chiedere, allora intanto sai che già giovedì cominciamo, apre il Coconut, questo giovedì 4, si comincia come tutti i locali purtroppo, piano piano come il ristorante, so che voi state preparandovi un po' per la seconda fase che sarà ristorante con show, so che voi con la scuola o con te o con i tsunami, insomma ci sono dei preparativi, qualche spettacolo, so che tu anche lì fai le coreografie, dai una mano sempre o tiri fuori qualche idea dal tuo cilindro. Ci stiamo organizzando con gli spettacoli e siccome i nostri spettacoli che facevamo una volta sono molto belli, con dei costumi molto belli, li stiamo riproponendo. Abbiamo parlato il tsunami, cioè, mi ha detto dai facciamo un'altra volta un ballo che piaceva molto, perché a un certo punto uno si toglie la gonna e tutti E allora volevamo fare questo ballo e altri balli che avevamo fatto più quelli che già abbiamo. Sì, si stiamo organizzando con gli spettacoli, perché in realtà tutti ci chiedono lo spettacolo adesso. Tocca che lo facciamo con le ragazze delle scuole Pa' Che Baile, che loro sono preparatissime, ballano benissimo, e quindi faremo molto un po' con loro, un po' con qualcuna cubana, con qualcuna brasiliana, mischiamo un po'. Benissimo. Più mischiamo, più bello viene. Speriamo di poter cominciare il prima possibile. Intanto rinnovo l'invito, giovedì, venerdì e sabato saremo al Coconut, ci sarà musica d'ascolto, quindi si potrà stare insieme, bere qualcosa, mangiare, cenare, per chi vuol venire a partecipare. Quindi ci saranno anche i ragazzi dell'animazione, quindi siete benvenuti, speriamo di divertirci, almeno fare un primo incontro. Poi piano piano l'animazione farà degli spettacoli, finché si sblocca un po' questa situazione che ci ha messo in ginocchio tutti e ci dà la possibilità di ballare. Vediamo un attimino. Poi, anche questo, anche il Fronte Mare, perché tu sei uno dei pilastri della Domenica del Fronte Mare. E infatti te lo volevo chiedere, quando è che cominciamo a lavorare nel Fronte Mare? Che ora? Allora, il Fronte Mare, anche lì è lo stesso problema, bisogna aspettare, siccome lì è soprattutto impostato sul ballo, loro aprono il 20 maggio, però io penso che già il 20 giugno, scusa, il 20 giugno. Il 20 giugno, quindi io penso che per fine mese già potremo cominciare a ballicchiare, a stare un po' distanti. Che grande notizia! Avete sentito, ragazzi? Si balla! Dovrebbe iniziare
col buffet, con un pochettino di musica dal vivo, tipo un duo, un trio, una cosa del genere, poi qualche spettacolo, quelli che state preparando voi, e poi io a certo. mettere la musica con i videoclip, così facciamo vedere i video musicali alla gente e magari guardano lì, facciamo un po' di karaoke e cerchiamo di... E nessuno di... si lascia ballare, è un po' dura. Esatto, esatto. Nessuno si può alzare a ballare per il momento, quindi la situazione è questa. E, poi ti volevo chiedere, tu so che è tipo d'estate... sei una che lavora molto, sempre a testa bassa, non arrivi mai in ritardo, sei precisa, quindi questo è una io cosa sì. che bisogna dirla. Ma questo l'ho imparato dagli italiani, cioè, bisogna essere preciso. A me questa è la prima cosa che mi hanno insegnato, è qua, pagare le bollette, essere precisa, non avere, cioè non dovere soldi a nessuno. Esatto. Quindi io questa cosa l'ho imparata subito qua, è le prime cose che ho imparato in Romagna, che poi questo adoro la Romagna e poi la cucina, sì, essere indipendente. No, la io non so cucina cucinare. No, però a mangiare dico, non a ah no, cucinare. Sì, a mangiare allora per me la Romagna è la numero uno, non c'è nessun altro posto come la Romagna. Io ne conosco dei posti, però la Romagna è favolosa come si mangia, mi piace la gente, la città, il mare, l'allegria, le discoteche, è top. Quindi se dovete venire, venite in Romagna, che è il posto più primo. Anche se poi in cucina tu sei stata abituata bene, perché la mamma cucina benissimo, mi ricordo. No? Ah sì, mia mamma sì, però mia mamma non cucina italiano, mia mamma cucina solo cubano, no, del gran riso, gran lei fagioli. Latino, sì. Mi ricordo che quando Sì, facevamo brava. Le feste, la prima che si chiamava era sempre lei, grande, grande cuoca, mi ricordo Sì, delle cose buonissime. È brava la mia mammina. Poi ti volevo chiedere un'altra cosa. Allora, che sì, mi ricordo che poi d'estate facevi anche animazioni spiaggia con la musica latina, no? Perché sempre sì. arrivavi Per cinque d'estate di anni l'ho scura fatto. come carbone. Hai qualche progetto per quest'estate, se tutto lo permette, oppure hai intenzione di star ferma? No, io vorrei tanto andare a lavorare, perché mi piace tanto lavorare a mare, però vedo che la cosa è troppo difficile. Cioè, mi sa che non... mi sa di no. Io vorrei, ma mi sa che la cosa non va. Addirittura in uno dei bagni che lavoravo non, dicono che non apre, che non è aperto. Estate niente, non no, è andata via un po' la linea, non ho sentito bene, scusami. No, questo anno no, non credo, quest'estate niente. Questo estate me lo tengo per me e le mie nipote. Anche Andremo a te a ti mare sta insieme. rallentando un po' internet, no? Sì, è perché allora non c'è, non mi sembra che c'è al mare, non mi sembra che c'è, ci saranno che aprono, però non credo che ci sia animazione. Ok, Perché quest'anno loro niente. stessi non Saluto Anna sanno. Giorgetta, la meglio di Milano. A chi? Non ho sentito. E ancora non si sa. Ah, ecco, adesso si vede. Io non vedo da lontano, devo fare così, sennò non vedo. Non Io saluto a sento tutti. più. Vai Saluti a bene. tutti, amici. Sì, purtroppo vai e vieni. Poi un'altra Adesso cosa sento bene. Ti volevo chiedere, so che hai... so che vai in Che vado palestra, dove? so che Marco... Facciamo un po' di Ecco. pubblicità occulta. La palestra che c'è al centro commerciale Malatesta. Facciamo un po' di pubblicità Wow. occulta, dai. Sì. Io vado lì a allenarmi perché ho il mio ragazzo che è un personal trainer e allora lui allena me. Così io divento un figurino. Sono tutto un figurino grazie a lui. È la Ottimo. palestra E come si chiama Malatesta, la sì. palestra? Ah, si Si chiama chiama palestra Palestra Malatesta. Malatesta. Sì, Ok, quindi Malatesta anche lì. Center. Esatto, so che anche lì facevate tipo a volte lezioni. Facciamo anche lì, sì, Rimangono... ogni tanto. D'inverno, d'estate è impossibile. Beh, no, d'estate immagino, d'estate so che d'estate facevate i corsi magari tipo come il mercoledì al Malindi, la gente vuole stare all'aperto, quindi voi Sì, ovviamente vi infatti davate. stiamo aspettando che tu ci dai via per andare lì a Malindi a fare scuola. Sì, lì è... sempre tu sei. No, lì stiamo aspettando tutti i locali, purtroppo. Non dipende da me. Lo spazio lì c'è, siamo sicuri, ma loro aprono, mi sembra, il 20-28 di giugno, quindi te voglio ancora prima di fare Wow. lezione. Quindi la situazione sappiamo com'è, ci tocca avere un pochettino di pazienza. E raccontaci qualcosa di nuovo. So che sei
non vorrei dire una bagianata, ma sei diventata zia da un giorno o due? No, 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 questa bimba ha 3 anni. E sai che Facebook ti fa ricordare le cose, no? Lei ieri ha fatto 3 anni, mia nipote Samar, ha fatto quindi 3 anni. Ci siamo però cascati. Lui... Sì, molti, molti, però io l'ho scritto, la bambina ha fatto 3 anni, sai che Facebook ti ricorda, Facebook passa la vita a ricordarti quello che non ti devi ricordare, quanti anni hai, la foto dell'anno 1. È vero. E poi un'altra cosa personale che volevo, visto che tu sei anche un amante dei cani, o sbaglio, hai un cane bellissimo, wow, che mi hai fatto vedere oggi. C'è un cane piccolissimo, un Rottweiler. Sono amante del Rottweiler, mi piacciono molto il Rottweiler. Però l'ho lasciato fuori perché sennò non mi fa fare niente. Ti sarebbe già salita sopra. Due cani, un gatto, una gatta. Wow. Sì, mi piacciono molto il cane. E il cane che più mi piace in assoluto è il Rottweiler. Cioè, ogni volta che muore uno lo prendiamo subito l'altro. Ogni volta che muore uno ne prendete un altro. Sì, appena muore il cane alla settimana già abbiamo un altro. Poi, è la migliore cosa per non sentire male. Un'altra cosa, adesso che abbiamo proprio 3-4 minutini finali, tu sei sai che io guardo molto sempre il look e sto sempre con l'occhio puntato, no? Tu la domenica ci arrivavi con questi fiori bellissimi in testa, no? Sempre, sì, infatti sempre... volevo mettermi ma non l'ho trovato. Non hai trovato il fiore? Il mio fiore, è vero, mi sono dimenticata. Catalini, visto che sono rimasti pochi minuti, volevo dire una cosa. Volevo salutare i miei amici, gli animatori del Gran Caribe, perché io con loro, cioè, è una vita che ci lavoro. Quindi ho cominciato al Gran Caribe, che eravamo in 5. C'era Lenin, Tony, Ariel, Eduardito e io, eravamo noi 5. Quindi li voglio mandare un bacio grandissimo a tutti, e li voglio bene a tutti e ci tengo molto a loro, che loro sono, cioè quanti anni, sono 25 anni che ci lavoro con loro, con tutti, dall'inizio fino alla fine, non mi manca più nessuno. Sì, perché e voglio ringraziare anche a voi. Lavoravi anche prima assieme a loro, prima che ci fosse Gran Caribe, gli animatori in giro nella Romagna erano quelli, gira rigira, dopo ci si è uniti tutti e quindi... È nato sì, poi io ho vissuto anche un periodo con Lenin, quindi ho una gran amicizia con lui e voglio ringraziare anche molto a voi, sia a te che a Nunez, che a Romolo, perché in un momento buio della mia vita voi mi siete stati molto vicini. Quello non è niente, è il minimo, figurati, quelle sono cose. Vabbè, però... così. Il bello è che siamo ancora qua e ci avvela il bello che siamo qui, ci stiamo impegnando e cerchiamo di tirare avanti, non ti commuovere. Sì, Romolo, Romolo Catalini dice quando è che cominciamo a lavorare che dobbiamo lavorare. Già i primi, come ho detto, da giovedì al Coconut è già a casa, quindi si può venire, ci divertiremo sicuramente, quindi anche sabato sarà quando ci troviamo tutti, quindi questo sabato siete tutti invitati, saremo al Coconut, purtroppo non c'è il lavoro, ma andiamo lì per ritrovarci con la gente, per fare una parola di... Va bene, noi andremo tutti, andremo a mangiare, a bere, ci andiamo a divertire, quindi l'appuntamento giovedì, venerdì e sabato al Coconut. E ti lascio quest'ultimo minuto per i saluti, amici, come hai fatto prima, se vuoi salutare tutti di nuovo. Allora, saluto a tutti i miei amici, a tutti gli animatori, a tutti quelli che hanno lavorato con me, a tutti i DJ, a mia mamma, a mia sorella che non la vedo, e c'era mia sorella per caso, perché lei mi ha detto, e c'erano anche i miei cugini. Come si chiama? I miei cugini. E mia sorella si chiama Lisbeth. Ah, e no, miei cugini Josnier. Claro che la conosco. No, la Lisbeth non si collegò, así que retala. Che mala. Mala! Aspetta che finisca io qua e la chiamo. saluto a tutti i ragazzi delle scuole Pachevale, a tutti quelli che si sono collegati, e un bacione a tutti, voi siete la mia vita, voi mi date tanta forza tutti i giorni. Tutti quanti. Sì, ancora qua tutti che ti salutano, baci, saluti, tu eres brava, eres una guerrera, mia amiga, Todo. Mi sono dimenticata, io devo salutare molto molto Anna. Mi unisco Anna che io. Grazie a lei, a lei la devo ringraziare in vita perché lei è quella che mi ha aiutato sempre nel mio momento buio a uscire subito, mi ha aiutato tantissimo. Ottimo. L'Anna.
Bacio, un bacio. Qua dicono che Lisbeth si è collegata, dice uno, ma una certa Maddalena di Lieto dice sì. Maddi, ha commentato. Sì, la mia amichita. Quindi la perdoniamo a Lisbeth. Ok. Un bacino okay. A mia amichita Maddi, ti voglio tanto bene, lo sai. Ok, allora io il tempo è terminato, Ciavella, io ti ringrazio di cuore, è stato divertente. Bacia mia amichita Nela, a tutti i miei amici. Grazie. Un vulcano, sei sempre un vulcano. È ballo finale. Ecco, il ballo finale della Ciavella. Allora, grazie ancora, Urban Italy vi saluta, vi do appuntamento alla prossima intervista, sarà fra un paio di giorni, e vi dirò fra poco chi sarà, perché stiamo aspettando una conferma, e io e te Ciavella ci vediamo sabato, assieme a tutto lo staff okay. E a tutti gli amici di Urban Italy. Un bacio. Va bene, bacio a tutti, grazie, ciao. Ciao.